Valle d'Aosta, regione delle eccellenze, Valle d'Aosta anche delle eccellenze. E una di queste eccellenze è la Opperval, un'officina elettro-oleodinamica, diciamo così, che fa interviene officina meccanica, fondata nel 1947 da Luigi Prando, proseguita l'attività da Antonio Prando e adesso la gestione è passata ad Andrea Prando. Andrea, poche parole, cosa fate? Dunque, noi, principalmente l'attività è ancora la riparazione e vendita di macchine in movimento terra, ma sono già diversi anni che abbiamo affiancato anche una costruzione di macchine e siamo usciti con la nostra linea di macchine. Ecco, è una di queste macchine, l'ultimo modello, possiamo chiamarlo prototipo o già un modello? Chiamiamolo ancora prototipo. Questa era una macchina che abbiamo studiato per la guida autonoma, cioè noi pensiamo che in futuro le macchine in cantiere si muoveranno in autonomia. Questa macchina abbiamo già creato l'elettronica e le basi per poter fare tutto questo. La macchina è già comandabile via internet, quindi se la macchina in questo momento fosse in Germania, io volendo potrei metterla in moto e farla spostare. Quindi è anche una macchina che funziona nelle situazioni di pericolo e di sicurezza. Sì, l'idea nasceva proprio da questo, magari in un incendio, una cosa del genere, bisogna magari rifornire un paese, si potrebbe prendere e far fare un percorso alla macchina, anche a chilometraggio illimitato. Quindi una macchina studiata, realizzata, progettata meccanicamente, ma anche elettronicamente. Sì, anche elettronicamente, perché questa macchina non è solo l'operatore, ma c'è anche proprio un vero e proprio PLC che elabora tutti i dati della macchina e poi li distribuisce alle varie componenti meccaniche. Quindi impegnati anche nella ricerca, nell'evoluzione. Il problema di questa macchina è stato proprio questo, perché si è trattato di un prodotto autofinanziato è costato anche parecchio, quindi purtroppo in questo momento abbiamo dovuto accantonare questo progetto. Peccato perché ovviamente la ricerca è il futuro e se c'è la possibilità di fare la ricerca, perché non farlo? Sì, anche perché abbiamo visto dei nostri competitor, ma non li chiamo nostri competitor perché l'ho visto fare dalla Volvo, quindi un colosso della meccanica, quest'anno hanno presentato un primo damper che è un damper a guida autonoma. Noi l'avevamo già fatto 2 anni fa. Solo che voi siete più piccoli. Adesso questa macchina va a una fiera in Germania, in casa dei maghi. Dunque, quest'anno sì, siamo in Germania, siamo a Monaco, siamo proprio nella tana dei lupi, diciamo, perché in questo momento la Germania se la sta facendo un po' da padrone. Con enorme soddisfazione saremo nello stesso padiglione dove c'è la Daimler Mercedes con i suoi autocarri, quindi insomma è un momento importante. Questa è la macchina più evoluta, però ne avete altre più a minor costo, diciamo così, più manuali. Sì, esatto. Adesso sminuisco un po' la cosa, alla fin fine noi giriamo terra, passatemi il termine, quindi dobbiamo anche confrontarci su quello che è il prezzo. Quindi presenteremo una macchina economicamente più appetibile e speriamo di aver successo.